Consiglio comunale decisamente turbolento, quello di ieri. Nel pomeriggio una decina di giovani padani ha fatto irruzione in aula indossando magliette bianche con la scritta «Tutti a casa». Ne è nata una discussione dai toni molto accesi. Il presidente del Consiglio, Claudio Ferrari, ha invitato i leghisti a lasciare la stanza, un invito che da solo non è bastato. Sono dovuti intervenire gli agenti di polizia municipale che con molta fatica sono riusciti ad allontanare i manifestanti. Prima però c'è stato un acceso scambio di opinioni e accuse con alcuni consiglieri comunali. Tutti a casa già significa ciò che vogliamo dire, nel senso che questa città è allo sbando. Questa città assolutamente viene gestita malissimo, possiamo vedere anche sotto gli occhi di tutti la mala gestione di questa città sia dal punto di vista della sicurezza che da tanti altri punti di vista. Noi diciamo tutti a casa ovviamente alla maggioranza di governo di questa città, ma quindi in primis alla maggioranza, ma anche a un'opposizione che è un centrodestra che risulta molto appiattito sulle posizioni del PD. È un centrodestra e una minoranza che non è riuscita a proporre nulla di concreto. Quindi ce l'avete anche con uno di casa vostra, Massimo Polledri? Il problema è solamente politico, noi siamo la nuova Lega. La vecchia Lega purtroppo che è rappresentata in Consiglio Comunale purtroppo fa parte di quel centrodestra in Consiglio Comunale appiattito sulle posizioni del PD. Dopo questo blitz, quindi che cosa vi aspettate in futuro? Mi aspetto una svegliata da parte sia dell'opposizione, che si diano un po' una mossa, sia l'opposizione che la maggioranza, perché a parte la brutta scena che c'è stata ieri, la prima reazione è stata orribile, perché vedere un consigliere comunale che si scaglia con le mani contro i ragazzi che erano lì a fare seppur una protesta anche molto silenziosa, perché sono entrati nella parte del pubblico senza parlare, senza dir nulla, sono stati allontanati e poi un consigliere comunale è uscito dall'aula del consiglio per spintonare questa cosa assolutamente, quindi la prima reazione non è stata sicuramente bella. Rancan si riferisce al consigliere comunale del PD Marco Pascai, che però respinge le accuse e lo fa con una nota. Il blitz dei giovani militanti della Lega Nord, scrive, non si è concluso con offese e spintoni, bensì con l'allontanamento del gruppetto di ragazzi e ragazze che non hanno avuto il rispetto dovuto, non tanto nei confronti dei consiglieri comunali di qualsiasi appartenenza politica, bensì nell'istituzione comune di Piacenza che rappresenta i cittadini tutti. I ragazzi della Lega Nord, prosegue Pascai, hanno poi, per la verità con fatica, abbandonato l'aula, intimandomi con profondi ragionamenti populisti di pagare le tasse e ricordandomi con tono non amichevole di sapere dove abito.